Continua la protesta degli ex operai Acros qui presso il comune di Crotone. Cosa è successo questa mattina? Allora, è successo che di nuovo c'è che si sta preoccupando per noi, per la nostra situazione. Chi? Si sta preoccupando un maggiore della NOE, dei carabinieri della NOE, si sta interessando al nostro discorso. E adesso fra una mezz'oretta abbiamo appuntamento con lui dai carabinieri per denunciare tutta la storia e raccontare tutto come sono andate le cose, e valuteranno loro le cose. Poi io non so le conseguenze, ma so che è una cosa molto seria e importante, perché con questi signori qua, che li ringrazio anche, che sono stati disponibili, avevamo già avuto un altro incontro e avevano dato la loro disponibilità perché avevano capito la situazione che c'è a Crotone, perché non è solo una situazione del comune, hanno capito che c'è molto di più. Un maggiore di quale caserma? Di preciso non lo so. Allora, perché... è il maggiore della caserma di Catanzaro, dei carabinieri della NOE, nucleo operativo ecologico, che è venuto a farci visita stamattina. Ha sentito il nostro grido, ha visto le scritte, perché hanno fatto il giro del web, e quindi è venuto stamattina a trovarci e ci ha invitati ad andare alla caserma dei carabinieri e a raccontare tutto quello che sappiamo e di vederci chiaro sulla situazione. Vedete uno spiraglio? Sì, ci ha dato un piccolo spiraglio, ci ha detto venite che poi... Il lavoro è un diritto di tutti, l'operaio ha diritto al suo salario, dice il Vangelo. Sì, sì, certo, certamente, è così. Cioè, noi avevamo un lavoro ed era un lavoro che poteva andare avanti, perché era il futuro della nostra città, la differenziata, è il futuro della nostra città, quindi... Hanno tolto il nostro lavoro per darlo a un'altra azienda e ancora oggi non ce lo vogliono ridare. Quindi, ripeto a dire, il lavoro che mi hanno preso io lo rivoglio. In questo momento andiamo alla caserma dei carabinieri, come ripetevo, a dire che è venuto il maggiore e ci ha invitati ad andare lì, e quindi poi le conseguenze vengono. Sempre in due a fare la protesta? Siamo sempre in due, sì. Dovremmo essere in 34 circa. Ma purtroppo siamo sempre soli a fare questa protesta, perché ci devono dare un lavoro. Non bastano le chiacchiere, ci hanno rinviati, rimandati milioni di volte. Ci hanno detto... Ma lei intanto come fa in questi mesi ad andare avanti? Allora, io sono sincero, in questi mesi mi ritengo un po' più fortunato di alcuni dei miei colleghi, perché io ho percepito quello che dovevo percepire come dal TFR. E con quelli che... Fino adesso sto riuscendo a tirare avanti, però sono 5 mesi che non ci paghiamo. Il nostro lavoro ce lo devono ridare. È inutile che trovano tutte le scappatoie del mondo, trovano tutte le scuse che vogliono, no? Però alla fine a me non me ne frega niente. Non possono scappare sempre, ci devono affrontare, ci devono dare il nostro lavoro, perché ce l'hanno rubato. Loro hanno il potere di darci il nostro lavoro. Crotone ha bisogno e loro si devono mettere la mano sulla coscienza.